ragazzi, bentornati su Crimax. Ciao a tutti. Ciao. Allora, Cri, siamo a il lago Le Antille. Ok? Siamo qua nel Trevigiano. O Crazy Lake. Okay. Crazy Lake, comunque lago Antille. Allora, siamo su uno spot nuovo per noi, perché a parte una volta 2 anni fa che siamo venuti a pescare, ma che ancora non eravamo non esperti, perché non lo siamo neanche adesso. Che perché io, chi conosce il posto, eravamo nella postazione della spiaggia di là. Esatto. Mese di febbraio. Inesperti, quindi cappotto tremendo. Vabbè, detto questo, siamo su un nuovo spot, quindi non lo conosciamo il lago. Abbiamo raccolto qualche piccola informazione su chi è venuto a pescare e abbiamo calato già le canne. Cri, come stai pescando? Allora, prima di dirvi come stiamo pescando, vi volevo dire appunto che abbiamo scelto un po' di approcciarci a questo lago un po' come ci siamo approcciati all'Angle Park. Giusto. Quindi siamo partiti, abbiamo, prima di buttare giù le canne, abbiamo un attimo girato con il barchino, col dipper, a capire un po' com'era la zona. Ecco, ci siamo resi conto che è poco pianeggiante, è molto un saliscendi con diverse buche, diversi dislivelli, quindi è molto... dei bei picchi anche da 8, 12 e sì, 14 metri. Diciamo che è molto irregolare il fondo e su alcuni punti presenta anche parecchie grumi di erbai, quindi... che non sono da sottovalutare. No, però non è neanche semplice pescarci. Sì, allora, noi tecnico. Siamo nella postazione numero 1. Penso. Teoricamente è la 1. Sembra. Questo è quello che vedete da questa postazione, ma poi avrete modo di vedere altre immagini, quindi vi lascerò con le immagini. Qualcosa avete già visto. E, quindi, allora, come stiamo pescando? Abbiamo appunto ecoscandagliato, abbiamo individuato un po' le zone dove per noi probabilmente erano buone, quindi stiamo pescando con sempre il nostro mix, perché ovviamente lo testiamo ovunque, quindi doppio innesco per me su una canna, innesco singolo del 20 e innesco del 16 discharge. Ho voluto provare le palline del discharge, ora il gusto non mi viene in mente, comunque è una pallina fruttata. Sto pescando in 3 step, ma anche max, una più vicina, una a media distanza e una è, non so se si vede nel video, comunque lì ci sono delle boe, sono in linea con le boe, spostato di 10 metri un po' sulla destra, quindi... Sì, c'è una boa sulla sinistra che voi vedete, ecco, grigia. Quindi questa è un po' la mia situazione qui. Max, sì, io stessa roba, ho deciso di usare su tutte e 3 le canne questa volta un blowback rig con una doppia del 20, una singola del 20 e una bilanciata 20-16, con l'accoppiata pop-up bianca crema. E anch'io su 3 step, quindi sono immediato sul sottoriva, un po' più avanti di 10-15 metri e l'altra fuori col barchino calata sui 50-60 metri, un po' più lontano questa qua. E niente, noi l'abbiamo calato tutto col barchino, abbiamo voluto provare a vedere la differenza tra andare fuori col barchino, esatto, e lanciare il sacchettino, quindi stiamo usando come pasturazione, a differenza dell'altra volta, qui il mais non si può usare, quindi abbiamo optato per il pellet al pesce, quindi stiamo pescando con, abbiamo preso un sacco da 25 kg di pellet al pesce del 4 mm, sì. E quindi stiamo pescando appunto così, quindi sia nei sacchettini sia nella pasturazione col barchino stiamo usando appunto il pellet. Sì, non che caliamo giù chissà quanti chili di pellet, no, ovviamente abbiamo preso giusto, il sacco, ragazzi, perché è conveniente anche a livello economico, però diciamo che per ogni canna abbiamo dato quella spruzzata di pellet sia con lo spomb sia sul barchino per fare un minimo di richiamo, poi esatto, in base a come va la giornata vediamo se è il caso di rinfrescare. Bene, basta, vi mostro un attimo, beh, com'è, facciamo una panoramica, una veloce, piccola Cri, panoramica, e poi allora andiamo a fare qualche bel rig nuovo pronto. Allora, questo è il pod di Max, stiamo pescando con i pod alti perché come vedete c'è un po' di vegetazione, quindi sì, abbiamo scelto di tenerli un po' alti. Questo è il lago, ragazzi, quello che vedete dalla nostra postazione,
questo è il nuovo barchino che abbiamo preso. Barchino modello, lo chiamiamo Affogator. E invece quello è il mio pod. Vedete ragazzi le boa che vi parlavo prima, con una canna sono proprio lì su quelle gialle. Okay. Anche qui nelle postazioni sono presenti i regolamenti, quindi se non conoscete il posto sapete che nelle postazioni c'è il regolamento di quello che potete e non potete fare. E mi giro, vi faccio vedere oltre a Max. Intanto avvisiamo che ha iniziato a piovere. Esatto, quindi comincia direi a piovere che... perché ragazzi, come ovviamente la nostra solita fortuna, questa è la situazione sopra di noi. Sopra di noi. Quindi adesso andiamo dentro. Pioverà sicuramente. Al coperto, pioverà. Perché abbiamo la possibilità di andare al coperto. Ecco, la cosa bella di questa postazione è proprio quella lì. Casetta stile inglese. Niente tenda questa sera. Dormiremo su quella casettina che offre questa postazione. E qui direi di andare dentro perché inizia a venire. Comincia. Su. Sì, ragazzi, diciamo, noi avendo anche l'attrezzatura video, abbiamo preferito ovviamente di stare un po' più al coperto, che anche se dovessimo farla live appunto. Bene, anche qui intorno c'è parecchia vegetazione come vedete. Bene ragazzi, vi lasciamo e ci si vede più tardi. Piove. Allora ragazzi, la situazione è un po' questa, è difficile, è molto difficile, difficile. Però noi non ci demoralizziamo, infatti ci stiamo dedicando alla cucina. Alla cucina stiamo preparando le pennette arrabbiata e condiremo con una spruzzatina di pellet. Quindi che ora siamo nella casetta che abbiamo fatto vedere prima. Adesso mangiamo perché per non abbatterci mangiamo, no dai. Sappiamo che è duro ragazzi, però speriamo di tirare fuori almeno una. Una speriamo di tirarla fuori. Sì. Abbiamo anche conosciuto dei ragazzi che sono venuti anche loro in pesca canale in questo lago e li abbiamo davanti e li salutiamo davanti. Anche nel video vi facciamo vedere dove sono lì in fondo praticamente, sono lì, non so se vedete la postazione là in fondo, là così in fondo, così ecco. Vabbè. Li salutiamo, li ringraziamo perché oltretutto ci hanno anche dato dei consigli preziosi che tra poco metteremo anche in pratica. Io sembro fluorescente. Sì, anch'io. È l'effetto del sole che c'è qui. La pasta. Bene signori, ci aggiorniamo più tardi. Ragazzi, buon appetito. Adesso mangiamo. Già. Però un po' di pelle avrei messo. Anche no. Ciao, grazie. Quando lo spirito del carp fishing entra in pieno. Vero Max? Persone così non se ne trovano sempre. Ragazzi, è successo di tutto, è volato lì per in acqua, si è sganciato dalla treccia, ci hanno aiutato col gommone, sono venuti a prenderlo, quindi noi li ringraziamo questo ancora. Questo è car fishing, il vero car fishing questo, solidarietà verso il prossimo. Quindi niente, abbiamo un po' cambiato adesso gli approcci che avevamo inizialmente, abbiamo cambiato gli spot sotto consiglio
di qualche persona che conosce bene questo posto, e ora vediamo se questi consigli ci regaleranno qualche bella carpa. Allora signori, abbiamo chiuso la live da un quarto d'ora circa, adesso stiamo cenando col chef per chi non Max. Ha problemi di diabete, pancettina! C'è il chef Max che sta preparando la pancetta, come vedete qui, poi ci sono le salsicce e poi si va nanna. Il pane e poi a nanna. Penso cambieremo gli inneschi e poi si va a dormire. Io ragazzi spero con tutto il cuore di non dormire. Anch'io. Anche perché ricordo che Max ha annunciato che andrà in acqua se... E beh, domani ormai. Se era là. Insomma. Vabbè, domani però te lo ricordo. Buongiorno, secondo giorno, ancora tutto tace, Max sta ancora dormendo, ma anche il suo pod è fermo immobile, quindi vediamo come va oggi. Allora, passeggiatina, facciamo vedere un po' anche com'è la zona di qua. Sì. Un attimo. Se basta dire passeggiatina. Passeggiatina! Un attimo che verifichiamo cosa è successo, vi faccio vedere intanto. È suonata. Sì, è dove è saltato di fatti. Non so se vedete ancora l'alone in acqua. Vabbè. Lì è appena saltato qualcosa. Vabbè ragazzi, se ci vedete correre. Sapete cos'è. Allora, stavamo dicendo passeggiatina. No, niente. E facciamo una. Vi portiamo un po' dall'altra parte per dimostrarvi un po' che com'è il posto. Allora, situazione attuale. Max questa mattina mi sembra abbia perso gran parte del tempo ancora per scandagliare un attimo il fondale. Vi spiegherò un attimo cosa ha fatto. Beh, dalle 6:30 mi sono messo col barchino e ho trovato degli spot nuovi, perché quelli che avevamo scelto non sono stati redditizi per la notte e per tutta ieri, quindi abbiamo cambiato un po' spot. Quindi ragazzi, è veramente tosta, noi non l'abbiamo presa sotto gamba, anzi sapevamo benissimo che qui era, sarebbe stato difficile, però diciamo dagli errori si impara sempre. Ora vi faccio, giusto per faccio vedere un po' cosa c'è qui sotto, perché è pieno di insidie, di ostacoli. Poi tornando indietro magari vi faccio una piccola panoramica sotto lì, vi faccio vedere cosa c'è. E quindi allora, informazione di servizio per chi volesse venire a fare una sessione qui in questo posto che non lo conosce: tanto tartarughe ce ne sono in abbondanza. Non è un lago semplice, è un lago dove poi vedrete, vi metterò qualche immagine con il dipper, molto altalenante come fondale, quindi qui il concetto di fare linee di pasturazioni eccetera non è una cosa, diciamo, che si può applicare a questo lago. Qui bisogna girare con l'eco, bisogna calare nei punti giusti, perché anche 20 cm fanno la differenza. Abbiamo visto che proprio anche il piombo stesso calato in un punto, spostati di 20 cm va giù già di anche 2 o 3 metri, quindi è molto altalenante come fondale. Quindi qui l'importanza di calare l'innesco nel punto esatto fa molto la differenza, tanto. Adesso vi mostro un po' cosa c'è in questa riva appunto del lago.
già in live ve l'ho mostrato, però lo rimostro anche qui. Questo è lungo il fianco, diciamo, del lago. Vedete quanti ostacoli ci sono sotto. Questo è un bel albero. Dovreste riuscire a vedere anche quel black bass che sto notando lì. E qui c'è un altro bel tronco, proprio un albero. Con tartarughe. Qui ce ne sono tartarughe. Abbiamo trovato tutte le boiles mangiucchiate. Saltata. Bene, qui ce n'è un altro ancora. Allora, vi abbiamo messo alcune delle letture fatte con il dipper in alcuni tratti del lago, così avete modo di rendervi conto un po' la situazione che c'era del fondale. E potete vedere in alto a destra la temperatura dell'acqua che c'era in quel momento e i vari metri di profondità che si alzavano o diminuivano in base all'avanzamento del dipper. Bene ragazzi, finita. Siamo arrivati al capolinea. Antille 1, Climax 0. Per questa volta. Per questa volta, ma Climax si torna qua. Allora ragazzi, facciamo un piccolo riassunto. Sì, siamo rapidi, Cri. Lago impegnativo, molto. Non è sicuramente un lago per principianti, è un lago per persone che sanno pescare o per quelle come noi che vogliono passare magari allo step successivo. Sì. Questo è un lago dove ti mette molto alla prova. Sì, quindi sì. Perché, Cri? Spiega perché. Perché, come avete potuto vedere dal video, la lettura del dipper, il fondale è molto altalenante, quindi è molto irregolare. Abbiamo un metro qui, 10 metri, esatto, qui. Esatto, cioè. È molto importante il punto in cui si va a calare gli inneschi. Qui è fondamentale. Qui proprio i 20 centimetri fanno molto la differenza tra un punto e l'altro. Quindi, e le carpe ci saltavano davanti. Le carpe saltavano, cioè. Mure, anche perché qui sono d'Italia, quindi... Minimo sì. Dei 17 in su. Quindi ragazzi, questo è un lago molto tecnico, ciò non toglie che ovviamente non è che non sia per tutti, però è un lago dove ci vuole un po' di esperienza. Partite col presupposto e qui i capotti si fanno, non siamo gli unici, ce ne sono diversi qui. E quindi ce l'avete scritto anche nei messaggi che siete venuti quello qua. Quello che possiamo consigliare a un po' a tutti o a chi magari vuole provare a venire a pescare in questo lago eccetera, è questo. Allora ragazzi, le postazioni qui più indicate, più gettonate sono la numero 3 e la numero 5. Che la sono? Numero 3 è quella che abbiamo noi verso la destra e la numero 5 invece è quella che abbiamo davanti con i ragazzi che avete visto in live che stanno pescando. Due postazioni che salutiamo, che Samuele, salutiamo. Daniel, Stefania, Stefano. E ringraziamo anche e ringraziamo. Per tutti i favori di Perinata, esatto. Eccetera, quindi ok. E quelle sono le postazioni dove diciamo avete una probabilità in più perché avendo il permesso di usare la barca
potete andare direttamente a calare l'innesco, quindi sentire esattamente dove state, scandaglio anche, dove state pescando, che è molto importante, perché noi qui con il barchino sì, vedevamo, però non sai precisamente dove sta calando o dove rilasci l'innesco, quindi è ancora un po' impreciso. Apro una parentesi, chi non ha la barca, il lago può fornirvi sulla postazione 3 e sulla postazione 5, può fornirvi la barca con i giubbotti di salvataggio, esatto, salvagenti lì, i remi, ok? Chi vuole può portarsi il motore da casa. Motore e batterie, insomma, sono a discrezione vostra. Esatto. Il gestore mette a disposizione la barca, che è con il costo della giornata, di giorni, esatto, è compresa, quindi non è un costo in più. È compresa se ovviamente andate a pescare nella postazione 3 e 5. Nella 1, dove eravamo noi, non si può usare la barca. Barchino è concesso a lancio, ma non esatto, il gommone. Gommone potete venire anche il vostro, esatto, gommone, quindi esatto, se avete un gommone vostro potete tranquillamente venire. Sì, sì. Bene, Crin, ascolta, salutiamo, diamo di Crin, nuovo qui ci ritorna. Ah beh, qui ci ritorna, ragazzi. Sì, sapete che ci piacciono le sfide. Come per Leggiarette ritorneremo, perché anche con Leggiarette siamo partiti con un cappotto e quindi di conseguenza qui ci ritorneremo. Torneremo con altre tecniche, altre tipologie di pesca, quindi approccio diverso. E quindi anche oggi io e Max abbiamo imparato qualcosa. Questa bianca ci è servita a capire molte cose, a cominciare, sì, a capire un po' questo lago che vedrete. Abbiamo provato video a fare uno step successivo, ma siamo fermi in questo momento. Però si fa così, no? Esatto. Non è che subito fai 3 metri in avanti. Bene, ragazzi, grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla live e ci rivediamo nel prossimo video. Crimax da oggi torna in fiume. E dal lago Antille questo è tutto. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Alla prossima.